back in ETV. We are back! Benvenuti in una nuova puntata di Balcony TV Bologna. Io sono Rando. E io sono Boba. Lui è Alt Coordinator. E oggi ci suona The Shepherd's Walk. Ci vediamo dopo. I see color wall in front of me. Blue trees is all that I see, but I will abide, 'cause I know my old chilly mountains, and I am known of mine. I know my old chilly mountains, and I am known of mine. Winds howling green against me, dark as the eyes of the black dog. Winds howling green against me, I will abide, 'cause I know my old chilly mountains, and I am known of mine. I know my old chilly mountains, and I am known of mine. Wives and batches crying, moans from a wall to creep. Wives and batches crying, but I will abide, 'cause I know my old chilly mountains, and I am known of mine. I know my old chilly mountains, and I am known of mine. Grazie mille Aldo, grazie mille di essere qua con noi, vieni un po' qua vicino a me. Grazie, grazie innanzitutto di essere qui sul terrazzo con noi, Aldo Coordinator qui. Ti chiedo proprio una classica prima domanda per così rompere un po' il ghiaccio e iniziare a sapere qualcosa in più su di te. Perché Aldo Coordinator? Allora, innanzitutto perché io mi chiamo Aldo, quindi Al, il diminutivo di Aldo. E Coordinator sarebbe... viene dai Pink Floyd, che io sono un grande fan dei Pink Floyd, e l'Azimuth Coordinator era il marchingegno che usavano per comandare il quadri sound nei concerti. Geniale. E io volevo chiamarmi The Azimuth Coordinator, ma era già occupato il nome, quindi ho unito Al e Coordinator. Come hai saputo che era già occupato? No? Ho cercato su Google, ho googolato. Ha googolato, ragazzo super al passo con i tempi. Allora, e, so che le tue origini sono molto diverse in realtà da quello che sentiamo oggi. Adesso sentite un Aldo che dir si voglia, che è molto più folk, ha avuto delle origini molto più rock and roll, molto più cattive, se così vogliamo dire. Parlacene un pochino di quello che è stato il tuo percorso, molto brevemente, di come sei passato da metal a quello che è il folk. Allora, io ho cominciato suonando thrash metal negli anni 90 con una band che si chiamava Diastasia, poi ho continuato con i Miss Froilen, magari qualcuno li conosce, facevamo stoner, rock abbastanza duro, e poi vabbè, ho cominciato a fare roba bluegrass, country e blues con un po' di formazioni, ma ho cominciato a sognare di suonare questa roba
e ho comprato la mia prima armonica, mi ricordo, quando ancora suonavo thrash metal, facevo le cover degli Slayer, quindi è una cosa che mi porto nel cuore da dentro e ora ho trovato il coraggio di farla. È stata l'armonica quindi a darti questo cambio, a capire che era la strada che volevi percorrere. Sì, il segreto è nell'armonica, sempre nell'armonica. Quindi se comprate un'armonica state attenti che non si sa mai che cambiate genere da un momento all'altro. E, ti chiedo, giusto, so che appunto a breve più o meno uscirà quello che è il video del pezzo che abbiamo appena sentito, che appunto era The Shepherd's Walk. Parlaci giusto appunto di dove insomma si può trovare e più che altro di quello che è il concept magari dietro a questo video. Allora, la canzone apre sia il disco che i miei concerti, è una specie di canzone manifesto di quello che faccio. Parla di un pastore che va in giro per le montagne, ma il suo gregge non sono pecore o cose del genere, ma sono le montagne stesse. E il video si potrà trovare in giro su YouTube e sui vari portali che lo ospiteranno e avrà insomma questa ambientazione montanara. Ok, quindi in super linea con quello che è il tuo genere e con appunto il titolo della canzone che parla appunto degli Shepherds. E, ultime cose proprio al volo, Aldo ha fatto un sacco di cose in tour da circa più di un anno se non sbaglio, ha suonato con anche persone proprio i cosiddetti big, e quindi se per chi non ti conoscesse o comunque per chi si fosse anche solo appassionato a quello che fai ascoltando questa puntata di Balconi TV, dici giusto appunto due contatti base su dove trovarti, i famosi social che tanto ci piacciono. Allora basta cercare Alde Coordinator, coordinator con due O, su Facebook, su Instagram, su Twitter e anche su YouTube, c'è anche un sito aldecoordinator.com, insomma è facile. E intanto sotto di noi compariranno le scritte di quelli che sono i tuoi siti, quindi se per caso non avete capito leggete qua sotto di noi. Io ringrazio un sacco Aldo, ringraziamo Bologna Nuvolosa che oggi ci accoglie così. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Balconi TV, grazie mille Regaz, un bacione. Balconi TV.